Scappo da Milano, ragazzi, scappo, mi ha dato solo sfortuna, non ho fatto una lira. Vediamo un po' se posso telefonare al mio... No, hanno rubato anche l'eco telefonico, rubano tutto a Milano, rubano. Vediamo se mi arride almeno il cestino dei rifiuti, sono un rifiuto anch'io. Sigarette, porco Dio, to' un preservativo. Quante donne t'ho chiamato Milano prostituta di macchina. No, ti gonfio di aria almeno. Tante donne. Volò davanti, sì. Oh, ecco. Ho fatto anche quello della vita, mi sono drogato. Per che cosa poi? Per finire a Paolo Pini, a disintossicarmi. Ma è vuota, che cazzo. Guarda qua i buchi che ho ancora. Dalle vene, quanti ricordi mi fai fare te, quanti sogni, parla per autoparlante, sottovuoto. Oh, meno male, povero Pinocchio, era meglio quando ti hanno appeso all'albero che te. Chi era? La volpe e il gatto, ti hanno rubato i taleri. Proprio a voi, cioè, visto che avete una cinepresa in mano, pensi che siete del cinema, insomma. Io c'ho una sorella che vorrebbe fare l'attrice e mi ha incaricato, tuo fratello mio, vai a vedere, cioè tu che lavori nel campo discografico, vatti a vedere se un po', se conosci un regista, un attore, qualche cosa, insomma, che mi può fare entrare nel campo cinematografico. Mia sorella è buona, cioè, c'è un paio di gambe, un sedere fatto bene, c'è un paio di occhi molto belli. Che voglio dire? È una donna eccezionale, meglio di Sofia Loren. Giro l'obbligo messo insieme, tutto quanto ha punito. E voi volete far conoscere, se voi mo volete venire con me, ma faccio conoscere. Così, parlare direttamente di essa. E se vi piace. Essa stava in testa reparto qua. Senta la chitarra, è quella che è testa, Me lo può che. Dunque, che volevo dire? Noi in tutta la famiglia nostra abbiamo avuto questa piccola passione di recitare. Sia io, mio fratello, mia madre, mio padre. Solo che, cioè, io lo ritengo un ambiente molto corrotto, così l'ho lasciato stare. E lei invece si è dedicato a sta passione qua. Ma la faccio conoscere. Se a voi vi piace, vi sta bene, ma la prendete, la portate giù a Roma, a Napoli, in Calabria, in America, dove pare, basta che ma lo vada in mezzo all'occhio, per favore, perché io a questa qua, fuori di sentire che la voglio fare attrice, ma ha scucciato completamente. Anzi, mo sta qua dentro, ma la conoscete come è fatta.
Questi qua sono quelli del cinema, che ne so, tu volevi fare l'attrice? Parli con loro, no? Ah, voi siete quelli del cinema? Vorrei dire solamente che questa storia è cominciata circa 12 anni fa, in base a cose che mi sono accadute. Mio marito, che mi ha dato dalla puttana, ho cominciato di mia iniziativa, di mia spontanea volontà, come una scelta, e così mi sono messa a fare questa vita. Devo dire che è stato molto difficile per me la prima sera. Avevo paura, molta paura, perché non sapevo come, cosa dovevo dire, cosa dovevo spiegare, non so come si svolgeva sto lavoro. Ho cenato e poi ho preso la macchina e sono andata in un posto. E dopo in questo posto qua si fermavano moltissime macchine, ma io non avevo il coraggio di... Non sapevo cosa dire, così rimanevo così bambolata, non riuscivo a esprimermi, non riuscivo a parlare. Questi qua mi dicevano, ma vada via il culo, che cazzo sei venuto a fare qua? La prima sera andai a vuoto. Allora affrontai la seconda sera, cambiai luogo di lavoro in un viale e anche lì si fermava la prima macchina e mi diceva, bella gioia, stellina, cosa vuoi? Quanto vuoi? Diciamo, io non riuscivo, mi mettevo a piangere, non riuscivo a dire niente perché mi sembrava che andando in macchina con questo qui avevo paura che questo qua mi facesse qualcosa. Non sapevo come spiegare, non mi andava neanche come, cioè, come lavoro, diceva, ma come tu fai questo lavoro qua? Non mi andava di fare questo lavoro. E così una sera mi è capitato un tizio, abbastanza buono, gentile, mi ha detto, senti, ma tu sei nuova? Ho detto sì. Dice, ma guarda che se fai così non lavori più. Ho detto, ma perché? Cosa devo fare? Dice, tu devi essere più disinvolta, devi essere più... Cioè devi dire quello che vuoi, devi dire 5 in macchina all'ora, parlo di 12 anni fa, 5 in macchina e col guanto e 10 più la camera. Credi in Dio? Qualche volta. Ma secondo te è dimostrabile l'esistenza di Dio? Cioè, sotto alcuni punti di vista si potrebbe anche dimostrare. Cioè, se uno pensa le solite cose che dicono i preti, allora no. Ma uno pensandoci a fondo, cioè, pensa non che ci sia Dio, che ci sia una mente superiore alla nostra. Almeno. Sarà un extraterrestre, sarà quello che il diavolo sia lui, ma ci deve essere per forza. Come è fatto Dio? Di carne e ossa. Come un uomo? Esatto. E dove abita? In paradiso. E dov'è il paradiso? Nell'eternità. Per me la prostituzione è giusto che esiste, perché ci sono degli esseri che hanno bisogno di andare con una donna per cui così raccontare, sfogarsi, per cui non può essere una donna, non può essere una vicina di casa o un collega di ufficio o un collega di lavoro. Ma non può essere un'amica, la moglie o... No, è diverso, con la propria moglie, con la propria amante, con la propria fidanzata, ragazza, donna, quello che sia. Cioè non si può andare fino in fondo, c'è sempre qualcosa che una persona si trattiene dentro di sé perché l'uomo deve avere i suoi segreti, cioè così, e così attraverso, diciamo, la prostituzione, la donna così di vita, chiamiamola, l'uomo ha la possibilità di sfogarsi, di raccontare di sé
e naturalmente anche dilagnarsi, cioè dilagnarsi nel raccontare di sé. Io con mia moglie, ad esempio... Cosa pensi delle donne? Niente, odio tutte le donne. Perché? Amo solo mia mamma e mia sorella. Perché le odi tutte le donne? È lo sgarbo che mi ha fatto mia moglie. Quali sono le donne più importanti della tua vita? Quali sono state? Mia madre, mia moglie e altre ragazze che ho conosciuto. E tua figlia? E mia figlia, principalmente. Io sono nata l'11 novembre, poi mia mamma si era ammalata, io avevo appena 6 mesi quando mi hanno portato in collegio da bambina. E sapessi il dispiacere che ho avuto, e in collegio ci trattavano male, no? Ci trattavano, ci davano le botte, si lavorava dalla mattina a sera, non si mangiava quasi niente, si mangiava i legumi quasi tutti i giorni, la carne niente, vino niente. Ho subito queste cose da bambina, ecco perché non sono cresciuta abbastanza. Io, se sapesse dei pianti che ho fatto quando era da piccola, da bambina fino adesso. Tutto l'amore è pagato, perché non è mica detto che solo una prostituta sia pagata. Perché se vogliamo anche, cioè, la moglie è pagata, è mantenuta dal marito, no? Non è mica, cioè, diciamo così che c'è un'avversità di dare la lira. Cioè, uno dà la lira così, dice, tu mi dai tanto, io ti do tanto. Però questo non toglie che però anche il marito, l'amante o il fidanzato passa un tanto a questa donna. Siccome c'erano dei valzi che a lui le piacciono, allora io... Ho finito il primo valze e l'ho fatto un po', poi abbiamo fatto l'altro, il secondo valze l'abbiamo fatto bene, lui è stato così contento. Dopo siamo andati a casa perché era tardi, era quasi mezzanotte, perché io dovevo andare a lavorare, perché sennò le mie signori dopo mi sgridano quando io vado più tardi sul lavoro. E devo obbedire tutto quello che dicono loro, sennò altrimenti non posso vivere, non posso mangiare. Perché sono da sola a questo mondo, non ho nessuno che mi dà da vivere, e allora devo fare tutto quello che loro dicono. Non me l'aspettavo nemmeno, sento che mi ha preso bene l'idea, anche perché, cioè, avevo fumato prima, no, di entrare, avevo fumato assieme. E niente, cazzo, cioè, stavo bene in quel momento così, no? Cioè, l'importante, avevo bisogno di soldi in quel momento, capito? Ci ha dato anche abbastanza, 200.000 lire a testa, mica è male, no? Niente, mi sono ritrovato questo qua che mi è stato addosso e me l'ha pigliato in bocca. E basta? Sì, basta. Poi, cioè, mi fa quello lì, adesso devi farlo girare e devi inchiappettarlo. Gli faccio, no, alto un attimo gli faccio, mi prende male così gli faccio. Anche perché, cazzo, cioè, mi faceva pena questo ragazzino, capito? 16 anni, cazzo, veniva utilizzato come un oggetto, capito? Cioè, era lì, capito, fermo, non era timido, perché non era timido, perché cazzo, uno che ti piglia l'uccello così, cazzo, ha preso male, no? Però, cazzo, capito, io ne avevo 18, questo qua ne aveva 16, capito, ero più timido io, anche se ero più grande, però, cazzo... Vabbè, ma lui era abituato, capito, cioè, ormai... Vabbè, è abituato, cazzo, vedere uno cazzo, che ti salta... Hai visto quanti ne ha fatti? Sono passati parecchi anni, già. 3-4 anni fa. Cos'è che ti ha detto adesso? Mi ha detto se facevamo ancora un filmino di quelli lì, e gli ho detto no, basta, perché ormai è diventata una palla e lavoriamo così. Al limite. Oh, Franz! Hey. Oh. Ciao! Vieni qua! Dove sta? Vai, vieni qua un attimo! Ok. Sai chi è quello lì? No. L'ho incontrato a Londra, sono andato a Londra con Antonio. Antonio l'avevo trovato al CSC, no? E mi aveva portato a casa e mi fa, senti, se vuoi venire a Londra con me, dato che ho dei lavori da fare, sai che lui è uno stilista, no? Fred! Ciao! Come stai? Sto bene. Da quanto tempo che non ci vedevamo? Sono in giro a Italia. Come mai? Oh! Però io c'è una ragazza che viene a Italia. Allora, sì, una ragazza? Sì. Dov'è che sei adesso? Sì, centro di Milano. Sempre a Milano, sì. Ma dove, in che via sei? Via Brugera. Via Brera? Sì. Ah, sei in Brera. E come vai da piedi a Londra? Perché sono venuto quella volta lì così, perché mi avevano regalato dei biglietti. Ah, ricordi l'altra volta, Transpaga Square. Ah, bellissima quella piazza. Sì, gente molto libero. Beh, anche il parco Sempione. Sì.
giro tanta roba, anfe, peyota. Una volta ero lì al parco, era seduto da solo, no? Ed era attaccato a una pianta e parlava con la pianta, no? E c'aveva in mano uno spinello, ma lungo, grosso, non l'avevo mai visto uno spinello così grande. E fumava un casino. C'era la faccia da tossicomane. E fumava un casino, no? E parlava con la pianta. A un certo punto, cazzo, si è messo a pisciare addosso alla pianta. È passata una vecchietta e gli correva dietro pisciando, no? Ehi, è lì quello la vita. Lo devi vedere quello che tu non l'hai visto, quello che Cocisse il metropolitano, sì. Quello di Sempione. Uh-huh. Sai, quello lì è uscito, aveva 6 trippi in bocca, aveva. Sì. È arrivata la madama così, per fare una retata così. Uh-huh. Pensa, per lui non sapeva dove cazzo nascondivi i trip, si è messo 6 trip in bocca, si è messo. Sai, sono i trip? Sì. 6 trip, 6 allucinogeni. Pensa, si sono sciolti, è andato fuori di testa, non è più rientrato. Sì, ma direi che è pazzo. Confias de mi, se fa un bel fiulin, se fa un bel fiulin, dalla sera al mattino. Beh, andiamo con le pecorelle. Sia brutte, sia belle, andiamo con le pecorelle. Te, la bimba che ci ha creato, ci ha creato per l'amore. Perché mi batte il cuore, mi batteva il dolce cuore. Quando ho sposato quella donna lì, 25 anni. Però prima ho fatto anche il corridore del ciclista. Avevo 16 anni. Dai tempo. Dopo, vuoi a Milano a cercare la fortuna. La fortuna per ridursi male è conquistato. Niente, adesso ho 50 per far cosa. Niente, mi sono buttato nel bere. E allora, guadagni niente. 50 anni, pensate. Mio papà è morto a 45 anni, ma se può. 45 anni. E mica io ho 50, come fa? Mamma mia. Quante volte mi hai sgridato, mi hai detto Ormando va a San Daniele, a studiare a San Daniele, il paese del prosciutto crudo. E ho fatto l'istituto, non dei prete, no, istituto tecnico, per imparare un mestiere e fare un cose. Per ridormi a fare sta vitaccia qui. Povero te. Quanto avevi? 25 anni che hai sposato quella... Di che no, perché hai sposato quella friulana. Sei stata la mia rovina. La mia rovina. Cresce! Tre femmine, 2 gemelle e l'altra dei 3. Adesso un nonno. Bello. Sono nonno. Mi hanno fatto nonno. Ste sacramente di figlia. Purtroppo. Ad ogni modo, forse faccio ancora in tempo a costruire
una casa, perché il nido, i uccelli dicono che bisogna fare il nido prima bisogna fare il nido e dopo si si sposa. E mio fai invece una cosa, sono da finire in fogna perché non ho fatto il nido. In modo l'altra volta che nasco devo cambiare tutto, purtroppo. Sì. Tutto. Ma mio povero papà mi diceva sempre: impara un mestiere e mettetelo in testa. Ho imparato il mestiere. A rubare. Che lavoro fai? Io? Il ferroviere. Non è vero? Sì. È la verità. Non ci credo. La verità. Sono un ferroviere. Io non ci credo. È perché non credo in Dio. E non credo neanche alla parola dell'uomo. Io sono un uomo. E sei ferroviere. E devi credere alla parola. Come ti chiami? Mario. Quanti anni hai? 27. Cioè, a maggio ne avrò 28. E sono pure 28. Da dove vieni? Da Bari. E fai? Faccio il manovratore. Manovratore nelle ferrovie dello Stato. Cioè, la mia qualifica sarebbe ausiliario. Però svolgo mansioni superiori da manovratore. E che lavoro fa il manovratore? Io sono addetto alla composizione dei treni. Treni sia merci che viaggiatori. Li compongo e li regolarizzo. Cioè, sono vetture guaste, vetture buone, a seconda. È un lavoro difficile? Difficile no. È un lavoro duro. Duro e un po' pericoloso anche. Ci sono stati degli incidenti, sì, in questo lavoro? Mortali. Ricordo che è morto recentemente un collega che è stato schiacciato dal treno letteralmente. Tu vieni da Bari e sei un pendolare, hai vinto, sì, un concorso. Sì, un concorso esterno. E lavoro qua a Milano, da Bari. Senti, prova a raccontarci un po' la tua settimana di lavoro. Le tue... Sì, c'è poco da dire, in quanto da casa parto alle 11 di sera. Arrivo a Milano il giorno dopo alle 10:30, quando va tutto bene, cioè quando non ho praticato il treno. Cioè il tempo, un'ora e mezza di mettermi a posto, mangiare, andare subito in servizio a mezzogiorno. E lì lavoro fino alle 8 o alle 10, a seconda del posto dove sono che lavoro. Dopo vado a letto, dopo le 8, ceno, vado a letto e riprendo l'indomani mattina alle 6 fino al mezzogiorno. Sempre il giorno stesso, rimonto poi la sera alle 8, che faccio la notte come stasera, fino alla mattina alle 6. Dopodiché prendo il treno la mattina e vado a casa e faccio 16 ore di viaggio andare fino a casa. Proviamo a fare un calcolo, le ore, sì, che passi sul lavoro, le ore che passi in treno tra Bari e Milano e le ore che passi a casa in, sì, una settimana. In proporzione sono più quelle che sto sul treno a Milano che quelle che sto a casa. Sì. Senti, tu vorresti un trasferimento nella tua città? Magari, sarebbe la cosa, non dico migliore, ma la cosa più bella che io aspetto. E come me penso che siamo la maggioranza di Milano. Perché la maggior parte siamo tutti meridionali. Chi in Sicilia, chi in Calabria, chi a Napoli, chi a Bari come me, aspiriamo a un trasferimento. Che quando verrà sarà sempre troppo tardi. Perché io già sono 6 anni che sto qua. Gente che sta qui 8-10 anni è ancora in balia così, in balia delle onde. La mistificazione alla quale soggiace la dialettica nelle mani di Hegel non toglie in nessun modo che egli sia stato il primo ad esporre ampiamente e consapevolmente le forme generali del movimento della dialettica stessa. In lui essa è capovolta, bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale
entro il guscio mistico. Armando, vedi quando t'ho detto prima? Nato, tu, forse da te, un animale. Cos'è la morte? Niente, la tua mentalità è sbagliata. Una non cosa è che fai volare. È il riposo della vita umana. No, sì. Non è vero. Perché quando una persona è... Lì è la morte, è finito no, di lavorare. Errore. Perché quando una persona è vestito di legno, che ecco, è lì l'errore delle altre persone che non capiscono cosa vuol dire. Bisogna sapere il fegato, dolore al fegato, la donna di Montaccio Cosella portano al polo clinico, dove la guardano, ci aveva un calcoli al fegato, però dopo hanno visto che sotto il fegato c'era il male. Lo sai che in 6 mesi è morta? Cosa pensi della morte? La morte è la cosa eterna, che mi vada a riposare. Effettivamente è morta che sembrava uno del Biafra. Per forza, perché una bambina, il male del secolo, sì, in 6 mesi l'ha uccisa. Quello è, devi convincerti che siamo cattolici, la morte è la pace dell'uomo. Non è questione. No. È la pace. Assolutamente no. Perché ricordati una cosa. La risurrezione. Quando c'è la risurrezione. C'è un piccolo particolare da dire. Che quando una persona è là così, è distesa orizzontale. Cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente il sogno eterno, il riposo, che non ha più niente da dire a nessuno. Però ricordati, questa è la cosa, quando io sono morto dopo vengo un altro vivo. Per me è buono questo, perché così c'è un'altra vita più bella che questa che esiste adesso. Questa vita che faccio adesso è merda. E dopo la morte è una nuova vita che posso fare tutto nuovo. È tutto più bello perché così sai cosa vuol dire. Perché storie? Storia, ma curati, se no vai a finire che muori. È meglio, mi taglio, basta. Se vuoi morire allora non mangiare e muori prima. E posso stare vicino qua al dottore? Bisogna mangiare per star bene. Voglio morire, voglio la morte. Ma non si vive, si può anche morire, vivere o morire, perché a me mi ricorda un sistema, che la vita nasceva quando uno si smorzava, non quando si incendiava. Appena uno si smorzava, nasceva la vita. Quando si incendiava, nasceva la morte. Ma tu hai paura della morte? Paura no, è un compito. È un compito? Sì, appena delle creature si smorzano, fanno parte di un sistema sociale smorzato. Ma diventa legislativo però, perché non lo sapevi? No. Ma dai, non fare furbo pure tu. Ma secondo te c'è l'aldilà o no? Adesso ti spiego io cosa c'è da di là. Ammettendo che lei oggi è un giovanotto esuberante, fregnissimo, domani si trova malato e sta trapassando. Arriva la chiesa e ti dice, giovanotto, te ne vai solo o accompagnato? Tu devi scegliere, o solo o accompagnato alla chiesa. Dove vorresti andare tu? Solo o accompagnato? Tu? Ma a me questa domanda non me la fecero. Mi ci trovai solo. Ecco, insomma, non ho mai risposto. Appena dice la chiesa, no, vieni con noi, allora la chiesa ti porta in un sistema sociale, ti protegge,
e c'è l'aldilà. E c'è l'aldilà o l'aldiquà. Al quale i nostri problemi si parlavano sulle ragazze madre, cosa ne pensava lui, no? Ed è sempre stato contrario su quegli uomini che dicevano che abbandonavano le ragazze con i figli o così, perché nel momento come avevano dell'amore e dell'affetto per loro prima, dovevano averlo anche portando una certa responsabilità su questo figlio così, e dover provvedere nel miglior dei modi che pensavano possibile. E invece quando è successo a me, no, che ho scoperto di essere incinta, gliel'ho detto a lui, cioè per i primi momenti si trovava un po' a disagio, però per non darmi conto così mi diceva di non preoccuparmi, che avremmo trovato una sistemazione lo stesso nel miglior dei modi, cercavamo la casa, il lavoro l'avevo e tutto. Invece quando è arrivato il momento opportuno se n'è andato anche lui per la sua strada e mi ha lasciato anche me con tanti altri. Ultimamente, quando ho conosciuto il mio ragazzo, credo che mi voleva bene, e invece ho scoperto che era sposato e aveva dei figli. Allora io l'ho lasciato, ma mi sono trovata in queste condizioni e ho dovuto dire tutto a mia madre. E mia madre mi ha messo in una casa materna dove posso continuare la mia gravidanza tranquilla. Comunque per me gli uomini non fanno altro che prendere in giro le ragazze che si trovano inesperte e poi lasciarle e abbandonarle. Perché sono scappato di casa io? Ho messo una ragazza incinta e ho dovuto scappare. Perché hai fatto quello? Ma scusa, ti sei estremamente incinta, lo sposi dire, basta, non deve farsi guai qua. Va bene, allora sono piccolo. Che mi vado a rovinare. Allora, se tu c'è 18 anni. Allora facciamo, con tutti gli italiani, quando siamo sull'Italia, diciamo, non c'è più posto di vivere, ti ancora in misura incinta e manda un altro figlio alla casa popolare. Che è successo? No, la prende così a risata è un po' difficile. È un guaio anche. Un guaio sì. Giusto qua. E i genitori non ti dicono niente loro? Sono scappato. Io lo vorrei un mondo diverso, piacevole, calmo, senza violenza. Poi vorrei che cambiasse anche la mentalità delle persone, perché la gente d'oggi, le ragazze madri, le considera un po' come delle prostitute. Invece no, che faccio appello a tutte le ragazze di portare a termine la loro gravidanza e non uccidere quel piccolo essere che un domani sarà un bambino. E le dico anche di portarla a termine soprattutto, e poi se in caso non lo vorrebbero di abbandonarlo magari semmai, perché ci sono tante coppie che sono infelici perché desiderano un figlio e non lo possono avere. Allora ha rovinato una figlia di madre, te. Cosa farà? Se la vede lui. Troverà un altro, maniace, la metterà sulla strada come tutte quelle ragazze che trovi sulle strade. No, non credo. È una buona famiglia. E le buone famiglie, tutte quelle buone famiglie cascano sempre dalla droga. Che è? No, ma lì la presa è mia, ancora a quell'epoca. Ma l'ha presa la cotta? Ci tengono. L'ha presa quella cotta? Quella bambina ha preso quella cotta. E allora finirà là. Una delusione, troverà quelle mascalzone che vendono quella roba là.
E sarà un'altra drogata in più? Una famiglia, un'altra famiglia che deve surgire, ha distrutto una famiglia e basta, non hai fatto altro. Angelo. Dica. Come ti è venuto in mente di fare quel tipo di lavoro? Ma perché mi piaceva. Ma ci sono tanti tipi di lavoro ancora. Ma mi piace più la borsa. Quello perché guadagnare i soldi di più. Ma non poteva. Eh? Che mi piace più la boss. Per quello, qual motivo che ti piace la boss? Perché ti piace di prendere i pugni? Ah, perché sì. Solamente quello oppure ma prendere i molto. Soldini? Eh? Mi piace molto. È molto di cose, prendi i soldini. La boss. Eh? La boss. No, ti piace prendere i pugni in faccia. Le prendeva e gli davo. Ma lo fai per prendere i soldi? Prendi i soldi per anche un'altra cosa. Io quando faccio un lavoro lo faccio per i soldi, dico per prendere i pugni. Ah, perché mi piace molto. Molto, sì. Molto, cioè, ti prendi i soldi. Sì. Ah, adesso c'hai un po' di milioni, allora. Di che cosa? Tutto della tua carriera, no? Ah, sì, certo. 42 incontri che hai fatto, ce n'hai un po' di milioni. C'ho un po' di coppa. Ah, coppa e solamente quello? Ah, sì, certo. I milioni ce li hai un po'. Ma no. No, ho no. Finito. Con tutti gli incontri che hai fatto, con tutti sì, gli certo. Hotel, con tutti i pugni che hai preso, neanche un po' di soldi c'hai. Ma è rimasto un poco. Un poco di cose, spicciolini? Sì, certo. Ma come mai? Ti hanno detto to questo perché ma sei non tu. Ti hanno dato pochi soldi, figlio. Ma sì, certo. Ah, malissimo, malissimo. Hai preso tanti pugni per pochi soldi. Non se te lo faresti? Ah certo, ma se io farei prenderei molto di più. Vero? Ma è vero sì. Mica prendi i pugni in faccia per niente. Oi. Ma perché mi piaceva? Sì, cos'è? Ti piaceva di prendere i soldi, mica prendi solo i pugni. A me piaceva lo sport, l'ho fatto. Va bene, lo sport, uno quando ti piace una cosa lo fa per amore, con passione, per lo scopo ci deve essere per sostanzioso i soldi. Mica se andare lì per prendere meno, metti i pugni. Per me non conta i soldi, ma conto la vittoria. La vittoria, ma anche quello, i soldi e la vittoria. Mica andare lì sul ring a prendere sì, tanti certo. Pugni, tanti occhi neri e basta. Io mai occhi neri. Senta l'orgoglio di vincere e i soldi. A me piaceva così. Un uomo impoverito si è fatto prestare 25 fiorini. Da un conoscente facoltoso a Ghia le Palagne. Dopo averlo ripetutamente assicurato del suo stato di bisogno, perché aveva bisogno, chiaro? Lo stesso giorno il benefattore lo incontra al ristorante, di fronte a un piatto di salmone con maionese. Lo rimprovera. Come? Lei mi prende a prestito soldi? E poi si va a ordinare salmone con maionese. A questo le sono serviti i miei soldi? Non la capisco. Risponde l'accusato. Quando non ho soldi non posso mangiare salmone con maionese. Quando ho soldi non devo mangiare salmone con maionese. Quand'è che mi è consentito, insomma, di mangiare salmone con maionese? Mai più. Sì, quell'uomo ha ragione. Non c'è nulla che stia più in alto del godimento. So che questi motti di spirito mormorano. È possibile dirlo ad alta voce, che i desideri e le brame degli uomini hanno un diritto di farsi ascoltare accanto alla morale piena di pretese e priva di riguardi. E ai nostri giorni è stato detto, in proposizioni energiche ed emozionanti, che questa morale è solo la prescrizione egoistica dei pochi ricchi e potenti, che possono in ogni caso appagare i loro desideri senza rinvio. Io voglio un desiderio. Ma il desiderio
dimmelo! Tu sei un santone, sei un santone tu? Io no. Voglio un destino, voglio vedere. Io non sono un santone, sono semplicemente uno che sta rinfacciando ai ricchi. E il salmone quello che loro hanno la possibilità. E il salmone. E perché noi invece siamo qui ad aspettare? Il salmone lo rifiuto, voglio vedere mia mamma. Ricordi il primo giorno di scuola quando ci siamo conosciute? Io manco ti guardavo, visto sì, mi tu mi piacevi come ragazzo, veramente. Ho visto vestito per bene con la gonna, visto che era quel caculo. Ma così gentile, cazzo, eh? Oh, senti, E quando è che è iniziata proprio la nostra amicizia? Quando ci siamo confidate così? Ma subito dopo un po', non mi ricordo. No, forse subito. Diciamo, finalmente libere, finalmente libere. Cazzo, adesso mi ricordo. Ciccia, non baciarmi adesso. Fatica. Mi ricordo, ti ricordi quando hai conosciuto Roberto? Ah, con la domenica là, al Loreto. Ma io sono rimasta male, quando mi hai lasciato sola con la Tiziana? Ma veramente? Ti giuro. Se non la conta al palle. Ti giuro. Ho detto, però vedi, una stronza, lei se ne va con Roberto e mi lascia sola. Non mi caga più, non mi caga. Anche a me scocciava lasciarti là così. Cioè, mi sembrava di tradirti, non lo so. Cioè, incontrare il primo così, poi lasciare le amiche in disparte. E io dicevo, guarda, io gli dico di no così dopo lei. Cioè, dice no, io gli voglio bene troppo bene la Monica, però non la lascio sola, invece. Ma nel momento ancora insieme, così, no? Pensavo sempre a te, veramente. Fortuna, mi ricordi qualche volta. Ecco, ti ricordo sempre, scema che non sei altro. Grazie. Prego, c'è che se ne un altro. Dai. Non è vero. Senti, io odio tutti i miei ex. E tu con Roberto, il tuo ex, sei montato. Ma quello, vabbè, qua lo odio, sto facendo sei merda. E beh, perché Fabrizio cos'è? E Fabrizio è tanto simpatico, Monica. Quello? Sì, in quello lui è simpatico. Non posso vedere Roberto io. Perché? Il tuo Roberto, madonna. Ti ricordi che volta là quando tu mi hai detto... No, quando gli ho detto... E sai che la Monica è gelosa, non va, non le va che io non esco con lei, così, no? Lui fa, se la incontro, madonna. Se la incontro, madonna, questo pezzo di merda. Tu perché preferisci andare con Gabriella? E tu a Tiziano, allora, non è vero, invece. E allora perché non vieni con me? Ma lo splashdown è un ambiente di merda. Non ci sei mai stata, perciò non puoi dire niente, Monica. Beh, di merda la Gabriella. Ah, grazie. Lei è quello che pensa di te. Cosa che mi fa un giorno? E sai, a me con la Gabriella, a me con la Monica non voglio andare perché mi sto sul culo così, no? Ho sentito la tua opinione, infatti non siete neanche questa cosa Tiziana. Che fa? E però Anna Maria è una stronza. Sarà carina quanto vuoi, ma è una stronza. Che fica. Non ti montare adesso. Non ti montare. Beh. Però è bello ricordarne. Le donne dei gabinetti, non le donne che vanno. Le donne dei gabinetti mi piacciono a me. Adesso mi do una pettinata, mi metto a posto e faccio Rodolfo Valentino, il veneziano. Arrivo, vedrete che vi scopro io donna dei gabinetti. Maria? Ti ricordi la prima volta che hai fatto l'amore? Sì, la portai in Campurella. E quanti anni avevi? 15. E lui? 19. 19. E dove siete andati di bello? In mezzo all'erbetta bella fresca. E cosa avete combinato? Prostituta. Cosa hai detto? Combinato del tutto. Del tutto? Così giovane, non hai vergogna? No. Marietta, aprimi, fammi vedere ancora le tue cose. Era uno debitinoso, si dicono quelli lì. Chiappo tutto. E tu hai pure ragione. Vecchie, tutto fa brodo allora. E chiappo pure vecchie. Sì, tutto fa brodo vuol dire giovane, vecchie, prendi tutto. Fai bene, tanto abbastanza che ti soddisfa, è importante quello. Ho preso uno di 90 anni. Anche qua? Che fame che avevi, ragazzo. Sì, questa, che fame. Marietta, mi fai incavolare adesso. Aprimi la porta, Dio, dai. Su,
Reparto uomini non mi piace, no, sono mica un orecchione. Maria, cosa hai provato quando facevi l'amore? La gioia. Sei mai stato innamorato? Sì, a Sondra, con una mamacona di 17 anni. Perché? Ma perché questa qua l'aveva fatta conoscere mio amico. Io con questa qua è la prima volta che sono stato mai innamorato. Mia mamma voleva tenere anche in casa. Non lo so perché. Forse perché oggi io cominciavo a piacere tutte queste strade qua. Io voglio andare su a Sondra. Però non so come. Perché lei il ragazzo ce l'ha. Dunque, io avevo 15 anni, quasi 16, sì. Diciamo, e dove abito io, alla Certosa di Pavia, sì. Effettivamente sai, si va a ballare, si dà a ballare, sì. Sulla balera, così, sì. E c'era tantissima gente. Effettivamente ho incontrato questo ragazzo, sì. Che poi era veramente un bel ragazzo, ce n'erano tanti belli, però questo qua era ancora il più bello di tutti, e mi sono innamorata. Siamo cresciuti sempre nello stesso cortile. Ci siamo innamorati. Si giocava a carte. Lei perdeva, io vincevo e ci mettevo i soldi dentro il petto. Così ci siamo innamorati. Quanti anni avevate? Io 18 anni. E lei? 17. Siamo fuggiti. Abbiamo fatto carrozzella. Che vuol dire fare carrozzella? Cosa vuol dire? Siamo scappati di casa. E una volta ci ho detto con mia povera mamma, guarda che io voglio sposare l'ermano, eh. Ma Tamassi, lei non voleva, ah, no, ma è impossibile che mia figlia era la mia più bella figlia, sì, perché eravamo tre figli, sì, no. Ma la più bella, insomma, per lei ero io, eravamo, sì, tutte e tre belle, sì, per lei, sì. L'unica sembrava che ero, sì, io. Che le piacesse, perché insomma, io gnuca, sì, sì. No, ma insomma, io le voglio tanto bene, sì. Sono stata un po' testata, sì, sì. Insomma, te non vuoi, ma io la voglio, se mi vuole sposare, io lo sposo ugualmente, sì. Ma non trovarti pentito un giorno, guarda che un giorno mi dirà, avevo ragione, sì, mia povera mamma. Insomma, ben comunque, insomma, in poche parole, sono passati 3 anni, diciamo così, io avevo 18 anni e mezzo e ci siamo sposati. Ci siamo sposati, è venuto il matrimonio. Mia povera mamma è stata veramente delusa, ha pianto molto per me perché sì, non voleva. Piacere che aveva, perché piacere. Lei non che non le piaceva, ma sì, sapeva che aveva anche un brutto carattere. Lui era bello, ma però aveva un brutto carattere. Aveva il carattere un po' generoso. Sì. Effettivamente lì ci siamo sposati, sposandosi così. Lui, per i primi anni, siamo andati d'accordo. Sì. Effettivamente, dopo lui ho cominciato, sì. Era un carattere come è tuttora, veramente molto, come si dice, lui è molto materiale. Sì. Invece io sono sempre stata, sì, una ragazza molto fine, diciamo così, che effettivamente è venuta, che siamo stati insieme un po' di anni e poi dopo ci siamo dovuti dividersi perché non si poteva fare la vita avanti, così, no, non si poteva. Sì. E allora lui è per suo conto, io sono, ma però ripeto che io, è stato il mio primo, ma un bene che ho voluto, non nessuno le vorrà mai bene con me. Però nella mia vita fino adesso è stato un uomo stato questo basta. È stato anche il destino così, signora, guardi, perché ognuno ha il suo destino. Ero di riposo. Sono venuto qui a prendere la 13ª. Mia moglie mi dà 500 lire, che allora c'erano i mini assegni. Ti ricordi? Le sigarette ce l'hai.
Tieni qua, ti servono per la metro. Era una bella giornata di sole. Me la faccio a piedi, la porta Garibaldi a venire qui. La lascio che lei si lava e ritorno ancora che lei cominciava ancora a stare. La bacio. Andrea, tu puzzi di vino. Sì, lo ammetto. Ho bevuto un calice di vino, 100 lire. Quanto mi hai dato? 500 lire, qua ci sono 400 lire di rimanenza e questo l'assegno. Senti qua Andrea, ti faccio un patto e condizione. Se tu vuoi stare in questa casa, vino non deve bere. Poi io per te non sono niente e neanche tu per me. Ti mantengo la polizia e il diritto di moglie non ce l'hai. Ciao Rosetta, e me ne sono andato. E poi menava anche, ecco. E anche io. Allora quando menava, mia povera mamma e mio padre ha detto, ma che mia figlia deve essere insieme a un disgraziato di quelli. Sì. Allora sta così. Allora te vieni a casa tua e lui va a casa sua. Sì, sì, è vero. Ecco, effettivamente era stata una cosa così. Io specialmente poi a mettere le mani addosso. Ah sì, lui metteva le mani addosso. Anche io tante volte mi dava delle sperle. Sì, andava a lavorare, lui non mi dava i soldi. Sì. Lavoravo io, dovevo mantenerlo lui, ma lui di soldi non mi dava. Non voleva lavorare, no, voleva i soldi da lei. Lavorava, ma i soldi lui se teneva sì, in tasca. Teneva, come faceva quello lì il primo. Comandava primo. Lui, sì, primo, comandava sì. Lui con un portafoglio sì, in tasca. Come faceva il primo? Allora io dovevo lavorare, sì. Darci da mangiare, ecco. In più essere maltrattata. Sì. E lui si prendeva ma chi soldi, me la fa fare? Lui teneva i soldi per andare a divertirsi quando no, voleva. No, non andava a divertirsi, no? Perché lui è un uomo molto interessato. Sì. Perché ha fatto, ha costruito... Sì. E ho aiutato anch'io una casa tutta da solo, di due piani. Ha fatto anche sacrificio. Anzi, anche tre lei. Si potrebbe dire. Ha fatto anche sacrificio anche lei. No, è un uomo che si potrebbe, non mangia neanche per fare soldi. Sì. Per questo è da ammirare perché è un grande lavoratore. Sì. Ora ti spiego come si nasce furbi. Cioè, il componente bellissimo chiamato furbo nasce dall'ignoranza, dall'immaturità. Ma in quella immaturità, in quell'ignoranza, soffri, pensi. Dopo il secondo elemento si chiama furbo, cioè è il frutto dei primi però, delle origini. Dopo il furbo nasce l'intelligente, ma quella è un'altra classe. E dopo l'intelligente? Basta lì, è la terza classe. E tu in che classe sei? Nell'ignorante. Non riuscii a diventare furbo, malgrado i miei sforzi, perché mi piacevano i furbi a me, non ci riuscii. Rimasi ignorante e ingenuo. Che bravi! Sembra quasi la coda della cometa, la mezza specie della Bibbia e del Vangelo, capito? Da mezza, quasi! E tu cosa fai? Indefirmala a te. Vieni, vieni, fate vedere. Sei un omosessuale? No, non mi ritengo tale perché cioè, non sento il bisogno di andare insieme degli uomini. Ho avuto delle storie, sì, per ragioni mie, cioè per ragioni di soldi anche. Pourquoi la ville est pleine de PDG? Ça, je peux pas répondre, guarda. Perché questa è una cosa molto, 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 molto difficile per me. Ma questo perché qui in Italia l'uomo si convertisce in donna molto. Sì. E mi ha detto, ma perché succede? Quello non lo so. O l'aria. O forse... La nebbia, che te lo dici? Non so. Volevo bene anche questa persona, ci stavo bene assieme, ci vivevo assieme. E mi comprendeva come io comprendevo lui. E cioè, e viverci assieme, darsi un bacio, palle varie, cioè, non vuol dire essere omosessuali, capisci? Cioè, io ho tanti amici omosessuali, a cui voglio anche bene, così, ci vivo assieme, ci passo la giornata assieme. Magari le prime volte, ok, ci hanno tentato, se mi stava bene, magari ci stavo, se non mi stava bene, no. E poi, cioè, a me non fa schifo l'uomo, cioè, l'uomo... Per me è come la donna, cioè non passa nessuna differenza, cioè non sono uno che ragiona dicendo quello è un culo va schivato, anzi quella è una persona che va capita, capisci? Cioè che va compresa, che... e ti dirò di più, cioè un omosessuale, un culo come lo chiamano,
cioè è molto più sensibile, è molto più, cioè più generoso, è molto più bravo di una donna che magari ti vuole bene, che magari dietro le spalle ti fa tante di quelle corna che non te lo immagini nemmeno. Persona che sgobba, che lavora, è sfruttato e mal pagato. È uno che vive la giornata come me. Hai avuto paura? Io sì, giù a Napoli, perché ma facevo il contrabbando, anche qua a Milano, che la sono vista brutta, che stavo attraversando con il rosso. E una macchina mi ha schivato in tempo. Poi me la sono l'ho vista brutta. Di più anche questo. Con carabiniere in Francia. Che avevo fatto un furto. Mi aveva beccato. Io ma non gli volevo dire niente. E la pistola l'aveva messa sul cranio quasi. Come vivi il tuo corpo? Cioè, ad esempio, sessualmente, ti ritieni una donna soddisfatta? Sessualmente? Sì. Ma io sono abbastanza, come dire, un po' difficile a dire. Se uno mi piace fisicamente, sì, sono abbastanza libera, come si dice? Cioè, non ho di problemi di genere, no, io se ho voglia, se mi sento che ho voglia sessualmente, mi do anche il primo. Cioè, non cambia niente fra uno e l'altro. O categoria sociale, o più ricco, più povero, o perché mi ha dato di più, perché mi ha dato di meno. Cioè, per me, io, la vita sessuale, per me, se uno mi piace, faccio l'amore, do tutto. Se uno non mi piace, beh, allora il discorso è diverso. Naturalmente quando uno non mi piace mi blocca un po', diciamo, non riesco a essere me stessa, però nell'ambito dell'approccio così riesco a recitare benissimo, di fare capire quello che veramente quello mi piace. E tu credi che quello che sta con te ci crede? Sì. Sei sicura? Sì, perché io lo faccio in una maniera così naturale, così, diciamo, anche se dentro di me mi fa un po' schifo, cioè mi viene da vomitare, cioè mi fa proprio quella schifezza. Però riesco a convincere nei miei modi di fare naturali che quello lì penso che ci crede. Quando la moglie mi lavava la schiena, che adesso sono solo, abbandonato. Solo di una doccia bianca come la cella mortuaria, la voglia. Mi sento di essere l'ultima dolce mattutina prima del tramonto del sole eterno.
Mi sembra l'acqua. L'acqua del purgatorio che ti purifica. Prima di andare nella casa da morte. Guardi, qualche mosso di nostri cuori dolci così, guarda. Belle ossa. Per colpa di mia moglie, nostra moglie, che ora siamo da solo. E come sei stato dentro? Malissimo, perché dentro fa schifo, veramente. Cioè, io non riesco ancora a capire come fa la gente a non aver paura della galera, andare ancora a rubare o a fare omicidi o palle varie, perché non si può vivere dentro. Cioè, una persona quando entra, io sono stato poco, ma quel poco mi è bastato per capire quanto ti... Cioè, tu sei una persona e quando entri lì sei un oggetto, capito? Sei un numero, perché ti vieni usato, cioè ti sbattono dove vogliono loro, ti fanno fare quello che vogliono loro, ti danno da mangiare quello che vogliono loro, sei chiuso fra quattro mura. Magari, cioè, come è capitato a me, non ne avevo tanta colpa io, vabbè, è capitato che quello è caduto e si è fatto male, ma è stato lui a cominciare, capisci? E io, vabbè, ho subito quello che ho dovuto subire, però, cioè, non mi stava bene di essere in quel luogo, anche perché mi avevano messo in un raggio dove faceva veramente schifo. Si chiamava COC, Centro Osservazioni Criminali. Mi avevano messo con gente che aveva 20 anni da farsi, anche di più. Cioè, una cosa pazzesca, capisci? Gente pazza persino. Mi avevano preso per matto anche a me. Cioè, sono stato male veramente, infatti... Cioè, ne risento ancora adesso il mio stomaco, capisci? Per il mangiare, per le botte che ho preso. E mi fa paura tanto la galera. Ti picchiavano? Molto, specialmente la prima sera. Perché? Non lo so il perché, il boh, così. Mi hanno preso, mi hanno messo dentro... Era una cella tutta di ferro, con due buchi in alto, dove si poteva solo respirare, ecco, non passava luce, si poteva solo respirare. E non so che ore siano, cioè non so che ore erano quando sono entrati, perché l'orologio me l'avevano tolto prima. Sono entrati, insomma, e hanno cominciato a bastonarmi con i loro manganelli di gomma, quello che hanno, non lo so. Hanno cominciato a bastonarmi sulla schiena. E il fatto è questo, capisci, che quei manganelli, quei bastoni che hanno, cioè, quando ti picchiano addosso, non ti lasciano i segni, capito? Ti spaccano dentro ma non ti lasciano i segni, perché un domani che vai al processo potresti dire: ecco, la polizia italiana cosa ti fa? Ti rovina, Cristo, perché a me mi hanno rovinato, avevo la schiena che era a pezzi. Bambino maschietto.
Mia mamma mi ha cresciuto. All'età di 6 anni mi ha portato all'asilo. Farmi fare gli asticini. Quando facevo la pubblicità di Paolo Rossi, c'era Paolo Rossi che giocava a calcio. E noi, quando faceva i gol, dovevamo alzarci e dire gol! Poi sono cresciuto e sono andato a lavorare all'età di 9 anni. Ho fatto la quinta elementare. Ho fatto il pestinaio e tiravo il carrettino sotto la pioggia come un asino. Con il sacco di juta, farmi la cappuccia. E il brigadiere in pensione nella polizia, lui con l'ombrello sotto il balcone, mi diceva tira asino. L'avevo montato così, con 4 cestoni di pane. Portavo il pane lì nella rivendita. Eppure schiaffone ho avuto da questo cornuto, che è morto dentro il panificio, nella seta sdrai. E io buzzavo di acqua. Piazza del Dom, a Milano si dice Piazza del Dom, e invece è la morte dei poveri stranieri. Tutti salgono le guglie, Sanciaco sacrestano ti porta sopra della scala lì di legno, cric crac scricciola, arrivano sopra, puffa capofitto per terra, in pieno soleone ti dà la testa al sole e si crepa lì. Ecco la porta che l'ha fatto nuova, con tutti i santi sopra. Accostato, non mi ricordo più il fondatore, capito? Compriamo un'altra cosa, va. Signora, si costa che skin? Ecco Papa Giovanni, poverino, che ha rimproverato Montini, gli ha detto o fai il tubista o preghi. Perché fai il tubista? Perché sei azionista della Dalmine, a Bergamo. Desura, Bergamo Desura, più c'è anche un'altra officina lì a Brescia. È morto anche lui, poverino, non ha portato niente a Gesù Cristo di là. Gesù Cristo ha intessi di tanti miliardi. Questi preti tirano su un sacco di danni. Forse Papa Giovanni si è salvato un po', che ha fatto correre anche suo fratello. E detto, va al tuo paese, che mi danni ti donò a Roma. Cerco sempre di sfruttare. Ecco la chiave del paradiso. Quale paradiso? Se gli astronauti sono andati su là, hanno trovato solo Dio può etere e nebbie. Sulla Luna c'è niente, forse su Marte neanche. Andiamo oltre, i russi adesso al posto dei messali studiano i missili. Povero Vaticano, dove sei finito? Ormai la tua dottrina la devi cambiare. Caro mio, votula il Papa di adesso. Cosa vuoi? Fai il sportivo per dimostrare alla gente che sei un papa moderno, ma neanche per il sogno sei venduto a Mosca. Ciao, non comprerò niente, tutta roba cara. Eccolo l'altra volta, l'hanno ammazzato, Paolo II, l'hanno ammazzato, Luciani, ecco, l'hanno ammazzato. Eccolo lì l'altro patriarca. Boom. Cosa compriamo allora per i nostri bambini che abbiamo creato e la dottrina cristiana me li ha separati, non posso neanche più andare a trovarli. Un regalino ai nostri bambini che si ricordino di suo padre, quel lazzarone che sempre beve. Insomma non so scegliere. La ruota, il timone, mi fai ricordare quel povero di Colombo. Che l'avete messo nelle catacombe, nelle galere, dicevate che era pazzo. E invece Colombo, porca miseria, ha attraversato l'oceano. È andato a trovare le Indie, pazienza. È andato a trovare le Indie, basta.
Cosa pensi dei partiti? Ah, tutti venditori di fumo. Tutta gente che mira a una sola cosa, arrivare al potere. Del socialismo. Il socialismo è una cosa bella, la fratellanza fra i popoli, fra le genti, fra le persone, tutti uguali, senza nessuna distinzione, né ricco né povero, né padrone né operaio. Ti ricordi un sogno particolare? Sì. Provo a raccontarlo. Un sogno particolare l'ho avuto circa 2 anni fa. Ho sognato di essere ricco. Sarà forse perché sono povero. E mi trovavo ricco, ripeto, ero padrone di un'azienda. Devo dire che la cosa non tanto mi piaceva, perché vedevo che tiravo l'acqua al mio mulino. Ma perché me lo sto rovinando così? Perché che sono scemo? Madonna! Tutti voi, va bene, mi avete tradita! Mi avete tradita a me! Me ne avete tradito! Me! Che me ne frega! Che me ne frega! Va bene, io sono cretino! Io mistero Eber, va bene, Eber, prego di tutti, va bene, e io bevo, va bene, bevo. Ma perché io... E vaffanculo. E non... Va bene? Ma io? Ma tu perché mi hai tradito? Perché tu mi hai tradito? Vai cagare, va al tuo paese, va! Vabbè. Io che... Non ti voglio più bene! Mi hai tradito? Va bene. Tu fai tua sera, io! Ma cosa vuoi da me? Ma non ti ho mica passato! Non arriverò mai a capirti! Va bene, sono italiano! Va bene! Ma perché io mi devo buttare? Mi devo innervire! Innervire per la situazione! Ma va a cagare! C'era ancora un altro mondo! Dopo di noi c'è ancora un altro mondo! Cosa speri per il futuro? Io per il... futuro spero. Spero che possa trovare una ragazza, una donna che mi vuole bene e che ci possiamo sposare, avere una casa, anche dei figli. Di più, anche per trovare un lavoro.
per me o per la mia ragazza o per la mia donna. Di più anche per i figli. All'indomani, ma che avranno 18 anni o 20 anni, qualche cosa via, l'avranno. Poi se vorranno andare via, qualche cosa ce l'avranno. Si sposeranno anche loro, avere dei figli. Quando noi abbiamo lottato per il ma quello avete fatto? Che lotta avete fatto? Ora capisco perché. Hanno lottato, che lotta avete fatto voi? Lotte concrete non ce ne sono. Ora capisco perché. Di concreto, lotte, mica se mi stemmi. Ora capisco perché è venuto qua a dormire. Certo. Giù. Questa è un'esperienza personale. Quando arrivi a 20 anni, dopo il servizio militare, ti ritrovi con due alternative. O continui nell'area di parcheggio, l'università. Dopo l'università ti ritrovi il problema di venire a insegnare al nord, continui a fare questa vita. Oppure non fai niente. Io ho dei colleghi che scorazzano a 30 anni ancora per bellette. È vero, c'hai ragione. Allora io ho avuto l'alternativa di vincere questo concorso e sono venuto qui. E non è mica un disonore, è un onore. Però c'è questo qui anche giù, pur facendo delle fabbriche, quelli che poche che fa, no, fate solo altro che dei vandalismi, non fate niente, fate solo dei furti e ci avete altro solo con lì. Vediamo l'Alfa Romeo che avete fatto giù, l'Alfa Romeo là, cosa fa? Deve chiudere perché non riesce più ad andare avanti. Chi? Cambiare la lavanda l'Alfa Romeo. C'è un settismo enorme. Avete poco lavoro e avete anche il settismo. Ragazzi, guarda che l'assenteismo molte volte è creato anche degli stipendi che sono quelli che sono. Beh, ragazzi, allora, dobbiamo dire che sono quelli che sono. Scusa un attimo. In ferrovia, parecchi ferrovieri sono costretti a fare anche il secondo lavoro. Te lo sei mai chiesto il motivo perché si cercano un secondo lavoro? Perché lo stipendio non ce l'ha fatto. Bravo, come stipendio? Bravo. E così è pure nelle altre fabbriche. Quelle poche fabbriche che ci sono giù, sono anche, non è che fanno la paga sindacale come prendono qui a Milano, a Torino o che, no, prendono molto di meno di quello che prende un milanese o un torinese. E il motivo? Boh. Sai perché c'è il motivo? Dimmi tu. Perché ci avete la mafia, c'hanno la tendenza. Se non avete la mafia che. Quando non sai il significato della parola mafia. Certo, perché io sono calabrese e si dice che nella Calabria c'è la mafia. La nostra. Sì, stai calmo. Io ti posso dire questo, ho 28 anni e in 28 anni che ho abitato al mio paese ho sempre camminato solo, di notte, di giorno, in qualunque momento. Io, a casa mia, chiave non esisteva, non perché non c'era, non la mettevamo, eravamo sicuri, tranquilli. E ma adesso... Sempre! Guarda che la mafia non va dal povero morto di fame come me o come te. Ah sì, lo so. Ecco, bravo. La mafia da chi va? Da capitalista. Da chi c'ha i soldi? Se li conserva e non li mette in commercio. Cioè non costruisce industria, non costruisce posti di lavoro. Allora subentra l'estorsione. Ecco cos'è la mafia. Quella è la mafia. Ma la mafia da te non ci viene. Se mi prendi su me. Ah ecco, tu invece nomini la mafia come che fosse lo spettro di chissà quale fantasma, la mafia. Ma tu lo sai perché lo Stato non costruisce le fabbriche giù? Te lo dico io perché. Se lo Stato costruisce posti di lavoro giù, cosa succede? Che vengono a mancare poliziotti, carabinieri, militari, ferrovieri. Quelli lì mancano. Non va più nessuno, già non vanno adesso in polizia con l'aria che tira. Figurati se costruiscono industria o che cosa, non va più nessuno. Paura, però, se giù c'è dove il lavoro, io a Milano non sarei venuto né ora e né mai. A casa mia sto troppo bene a venire a Milano io, hai capito? Sì, a Milano. Hai capito o no? E quando tu fai un discorso, Terrone, Meridionale, qui e là, Io non sono un signore rispetto al milanese, Gino. Eh? Hai capito o no? Ho capito, però
Poi Milano, Milano non, si deve, non è neanche da mettere a confronto col paese più brutto della Calabria. Milano, come persone, come clima, come aria, come tutto. Basta solo il mare che c'è in Calabria. Beh, voi altri vi difendete perché avete solo il mare. Vedete anche Rimini, a Genova il mare. È una donna. Riadornata te come una volta, amore mio, per te poteva sa, del terrorismo. Terrorismo, purtroppo non passa giorno che non senti che le Brigate Rosse non compiono qualche crimine, ma a modo loro, anche loro ci avranno i suoi ideali. Io rispetto l'ideale di tutti, anche loro ovviamente avranno i suoi ideali un po' rivoluzionari, ma lottano per i loro ideali. È chiaro che lottando vanno a colpire lo Stato e i suoi organi. Soprattutto penso che il terrorismo venga da in alto. In che senso? In che senso? Che uno oggi per farsi strada elimina il suo avversario. Non è vero niente che le Brigate Rosse, queste cose qua, non è, secondo me, e quello che fanno fuori questi uomini politici sono tutta gente che viene pagata dallo stesso partito. Cioè che sono tutta gente organizzata che viene, cioè il... Da che partito? Dallo stesso partito viene fatto fuori. Quale? Beh, devo proprio dirlo? Sì. La democrazia. Non accetto la violenza. Perché tutti abbiamo il diritto di vivere. Diritto di vivere e diritto di... stare al mondo. E cosa pensi del terrorismo? Del terrorismo? Io penso che il terrorismo per giù nel mondo che fare sempre ma sempre a parlare ma di politica che poi ma si succedono anche che queste ma queste ma di disgrazie qua di fuori ma che fanno che ma che sparano che loro che non lo sanno forse ma perché sparano su per giù come la penso io. Che spareranno per i soldi o per comprare quella sporca merce per bucarsi tutte queste robe. Per me come come la penso io. Come delle Brigate Rosse, come quando che hanno ucciso Aldo Moro, per me hanno fatto tutto male. Perché la penso io, ma se c'era lui. Anche che l'Italia andava un pochettino più di diritta. Ma un omicidio terroristico non è una forma di violenza, secondo te? Sì, beh, senza dubbio anche quella è violenza, però quando uno lotta per il loro ideale, il fine giustifica i mezzi.
Tu credi questo? Sì. Questa affermazione? Sì, il fine giustifica i mezzi. Cioè, è sempre stato così. Ma lei agli uffici crede? Agli uffici crede? L'hai mai visto? I numeri non l'hai mai fatto? Sì, sì. Dunque, la massa si acconta da 1 a 9. La massa, che forma la legge universale, si acconta da 1 a 9. Arrivata a 9 se viene sterilizzata. Gli manca gli ufi, che sarebbero gli zeri. Che te crede? Mi chiamo Maria. Maria. Quanti anni hai? 22. Da quanti anni sei tossicodipendente? 6 anni. Cioè, quindi, dall'età di... Di 15 anni. Di 16 anni? 16 anni. E come mai? Per quale ragione hai iniziato a drogarti? Un po' difficile da spiegare. Per la mia situazione familiare. Per la tua situazione familiare? Sì. Cioè avevi una situazione familiare difficile? Cioè io ho sempre vissuto in collegio. Ho fatto 16 anni di collegio. Come mai? Perché mia mamma si è unita a un altro uomo e sono qui, cioè, non mi vuole in casa. E una volta uscita dal collegio, cioè i miei rapporti con lui erano negativi. Così a metà di 15 anni mi ha sbattuto fuori casa. E ho iniziato a bucare. Cioè avevi un cattivo rapporto in famiglia col tuo patrigno? Sì. E con tua madre? No, cioè i miei rapporti con lui erano appunto, cioè non andavamo d'accordo e ci andava sempre di mezzo mia madre. Per evitare che mia madre ogni volta che io litigavo con lui la picchiasse, sono dovuta andare via di casa. E tu soffrivi molto di questa situazione tra il tuo patrigno e tua madre? Cioè soffrivi, sì, per tua madre? Ovviamente. E di quante dosi hai bisogno al giorno? Giornaliere. Sì. Faccio 4-5. E di quanti soldi hai bisogno per farti? Solo per la... Per la roba o anche per il mangiare? No, per la roba. Solo per la roba 60-70 mila lire al giorno. E come fai a procurarteli? Beh, a volte mi prostituisco. E a volte, cioè, ci sono state delle volte che mi hanno offerto di vendere la roba. E con il ricavato, cioè, tiravo fuori la dose per me. E poi pagavo anche la... Hai degli amici, sì? Tutti drogati. Tutti drogati. E vi trovate tra di voi? Vi trovate, sì, insieme? Ma... Cioè, ognuno per fatti loro, cioè anche loro hanno i loro problemi, cioè non è che io mi confido con loro, cioè ognuno ha per fatti suoi, ognuno ha il problema di come procurarsi la roba al giorno. Cioè non... Hai mai provato a smettere? Cioè non ne trovo la ragione, cioè ci dovrebbe essere una ragione superiore allo stimolo di farmi, cioè qualche cosa che superi la sensazione di bucarmi. E quale potrebbe essere, ad esempio, questa ragione? Cioè innamorarmi di nuovo. Senti molto il bisogno di un affetto? Oppure, sì, oppure cioè che mia madre mi riprenda a casa. Che cos'è quell'animaletto che hai attaccato alla giacca? Un panda. E cosa significa? Mi porta fortuna. Tu ti ritieni fortunato o sfortunato? Sfortunato. Cosa pensi della politica? Non me ne intendo. Secondo te... Credi che le cose si possano cambiare o credi che tutto rimanga sempre uguale e non ci sia la possibilità di cambiare? Io spero. E cosa vorresti? A parte il tuo caso, come vorresti che cambiassero le cose? Cioè che cambiasse... Come cambiasse in bene o in male o come cambiasse ciò? Che tipo di mondo vorresti? Un
Non ci ho pensato. Voglio pensarci. Non lo so. C'è un mondo più naturale, cioè più affettivo, cioè nei miei riguardi, verso l'altra gente. Cos'è che ti dà il più fastidio nel mondo di oggi, nella vita, in quello che ti circonda? La compressione della gente verso di me, cioè quasi mi sento uno scarto. Cioè, quando sono in mezzo alla gente regolare, la gente normale, mi sento quasi... Cioè, che un distacco... Cioè, sento un distacco tra me e quella gente lì. Sento... Non mi so spiegare. Hai mai provato a lavorare? Vorresti provare o no? E che lavoro ti piacerebbe fare? Io sono diplomata in parrucchiera. C'ho il diploma. Sogni? Hai dei sogni? Ti ricordi dei sogni? Sì. Puoi raccontarmene uno, se ti viene in mente, se ti ricordi? Ma sono spesso di mia mamma. E cosa sono di tua mamma? Ma sono strani. Non lo so spiegare. Ti senti molto triste? Sì. Dico in questo momento. Perché? Perché ti senti molto triste?